Bentornati in studio. Allora, stiamo parlando con il vice sindaco di Comano, Giulia Fossi. Le chiedo che impressione le ha fatto quando ha visto in televisione l'attentato di Parigi a Charlie Sono stati momenti drammatici e sconvolgenti, perché comunque si tratta di un attentato nel cuore dell'Europa, in Francia, a Parigi, in fondo la città da cui nasce una parte della nostra cultura, la cultura illuminista. E quindi è stato un attentato d'una potenza simbolica, oltre che drammatica per le vite umane perse, assolutamente no, pregnante, pesante. Credo non ci siano neanche troppi aggettivi per descrivere lo stato d'animo di quei momenti e dei giorni successivi. Infatti, perché sono giorni in realtà e poi si continua a vivere anche adesso, perché se si sposta poi l'attenzione magari dalla Francia o da Parigi, comunque gli attentati continuano e anche le intimidazioni da parte in particolare dell'ISIS, insomma dei fondamentalisti islamici. Secondo lei, anche se il tema naturalmente è molto ampio e molto grande, l'Italia come dovrebbe porsi nei confronti di questa guerra, ma anche di un'altra, quella che incombe tra la Russia e l'Ucraina, e comunque in questi giorni sono giorni di tensione molto forte. Guerre possibili, naturalmente. Sì, quello, insomma, adesso ci sono i grandi del mondo riuniti in Crimea, ma il problema, è ovvio che il meccanismo che questi attentati hanno è un meccanismo, per noi inconsueto, perché comunque è un meccanismo fondato in qualche modo sulla diffusione virale di una certa rivendicazione nei confronti del mondo occidentale. Quello a cui si vuole arrivare probabilmente è uno scontro di civiltà totalmente insensato, e quindi ovviamente da parte dell'Europa, e come tra l'altro insomma è stata la risposta, non ci si può opporre sullo stesso piano. Dall'altra poi ci sono nuove tensioni da guerra fredda, e in tutto questo l'Europa, e quindi l'Italia di conseguenza, dovrebbe avere un ruolo fondamentale in Europa, però occorre parlare di Europa. Ancora è troppo timida, debole sulla politica estera nei confronti di queste ultime tensioni con la Russia, ma anche nei confronti di quello che sta accadendo con l'ISIS. Mi pare che in questa situazione drammatica internazionale, di nuovo caos, no? Perché comunque anche il quadro interpretativo diventa difficile da discernere. Ecco, in tutto questo l'Europa sicuramente non sta avendo un ruolo fondamentale, tutt'altro, e questo mi sembra una mancanza importante. Senta, volevo fare un'altra domanda, visto che insomma proviamo poi anche a scendere sulla politica italiana e quella toscana, ma in particolare rimaniamo per un attimo su quella internazionale, sull'Europa in particolare. Sembra in qualche modo con l'avvento di Tsipras in questi giorni, insomma, e anche politiche, diciamo, punti di vista importanti su quella che è la funzione dell'euro e anche il rapporto tra i diversi stati. Tsipras in Grecia, in realtà c'è Podemos in Spagna che, anche se voteranno a novembre, rischia, insomma, per i sondaggi lo danno attualmente molto vincente. Cioè, le chiedo, secondo lei c'è uno spostamento a sinistra, uno spostamento che guarda verso i popoli? Le chiedo anche, un partito di sinistra, diciamo radicale, come quello di Tsipras e come è quello, anche quello spagnolo, che ha grosse radici in quella parte politica lì, è effettivamente realizzabile? Però la domanda è più ampia, perché poi in realtà in Francia, ad esempio, Marine Le Pen, pure con gli stessi temi, cioè che sono quelli rivolti al sociale, rivolti alla società dal basso, guadagna anche lì. Quindi, come dire, due posizioni opposte a livello politico che però abbracciano gli stessi temi. È un Ora, cortocircuito. no, non abbracciano gli stessi temi, e credo che insomma,
Che la Però, vittoria di Tsipras, diciamo, la vittoria di la Tsipras in critica all'euro, Grecia, come? sì, Sì. assolutamente, la vittoria di Tsipras in Grecia comunque debba essere vista positivamente, soprattutto nella misura in cui, nel momento in cui si affamano le persone, il rischio poi sono anche gli estremismi di tipo nazionalista, come è il caso della Francia con la Le Pen. Quindi credo ovviamente che con quello che sta accadendo in Grecia debba far riflettere anche il Partito Democratico, che in qualche modo deve farsi interlocutore di Tsipras. Ovvio che questo poi deve in qualche modo far riflettere tutta l'Europa e mettere in discussione alcuni parametri di austerità e le politiche economiche, che sono state adottate finora e che evidentemente non hanno, al di là di affamare paesi con un forte debito, non hanno poi portato risultati sperati, al di là della Germania, per quanto riguarda la crescita. Cioè, creare differenze e disuguaglianze così forti all'interno dell'area euro credo che sia un rischio anche poi per la tenuta democratica di molti paesi all'interno dell'Unione Europea. Non mi sto riferendo certo alla Grecia e alla Spagna, però che assolutamente non vedo questo rischio, però in generale nel momento in cui in qualche modo si creano tensioni forti e non si considera quella un po' è la volontà, no, del popolo, l'Europa e i popoli, probabilmente un po' una deriva, il rischio di una deriva verso il nazionalismo c'è. Il rischio, e quindi anche di questo in qualche modo l'Europa dovrebbe Preoccuparsi. farsi carico e dovrebbe preoccuparsi. Poi ovvio ci sono delle responsabilità nazionali che però non possono essere fatte ricadere sulle persone come è accaduto in Grecia, perché i dati dei bambini che andavano a scuola malnutriti credo siano dei dati e in qualche modo ci debbano, insomma, porre degli interrogativi pesanti. E spesso quando, mi viene in mente questa domanda, quando soprattutto i rappresentanti di Podemos in Spagna parlano di due Europe molto spesso, l'Europa, diciamo, gli stati del sud e gli stati del nord, c'è una differenza secondo lei effettivamente tra meridione e settentrione, non intesa proprio come, diciamo, territorialmente, però tra gli stati più poveri che sono effettivamente quelli del sud, la Grecia, l'Italia è stata in crisi, è rischiato, diciamo, in qualche modo anche di finire come la Grecia. Sì, ovviamente la differenza è fra i paesi che avevano un debito pubblico di un certo tipo e gli altri paesi. E ovviamente le politiche di austerità hanno continuato diciamo, hanno Calcare. bloccato la crescita là dove comunque alcuni paesi sono stati obbligati a rispettare determinati parametri per arrivare al pareggio di bilancio e di questo comunque sta risentendo pesantemente anche l'Italia e stanno risentendo pesantemente anche gli enti locali perché poi alla fine tutto Certo. si tiene, basti pensare al patto di stabilità a cui sono costretti i comuni e al blocco di tutti gli investimenti che poi a sua volta comporta un blocco dell'economia, di alcuni settori dell'economia, penso soprattutto all'edilizia. L'edilizia. Quindi Accaduta poi, come dire, tutto, i riflessi si vedono ci sono anche tante negli enti locali. conseguenze, i riflessi si vedono anche da noi, certo. Poi Allora, ovvio, prego. questo non mette in discussione l'euro ed è abbastanza irresponsabile, come sta facendo il Movimento 5 Stelle in questo momento, cercare di sfruttare quello che è accaduto in Grecia, strumentalizzare quello che è accaduto in Grecia per mettere in discussione l'euro. Ecco. Quello che occorre mettere in discussione sono le politiche economiche d'austerità, come detto, ma non certo l'euro. E credo che, insomma, sfruttare in maniera irresponsabile, appunto, mi ripeto, chi in questo momento non sta bene, soffre, credo sia veramente po poco. Virtuoso. Esatto.
Allora, abbiamo parlato della Le Pen, uno degli alleati forti in Italia è la Lega Nord. Veniamo un attimo alle elezioni regionali in Toscana. È notizia di oggi, insomma, che il candidato della Lega sarà Claudio Borghi Aquilini. Insomma, lo conosciamo, proprio lui, un economista anti-euro, insomma, è stato docente universitario. Diciamo, lo spettro della Lega Nord in Toscana è una cosa molto lontana rispetto alle nostre tradizioni così, però in realtà abbiamo visto in Emilia Romagna come il candidato abbia effettivamente guadagnato molto di più di quello che ci si poteva attendere. Come dire, vi spaventa in qualche modo la Lega Nord in Toscana, ma soprattutto come pensa che queste regionali verranno portate avanti? Perché la destra è frammentata, la sinistra si è ricompattata alla fine, nonostante qualche polemica sulle primarie, poi sul nome di Enrico Rossi. Insomma, cosa si aspetta da queste regionali? Sì, allora, ieri c'è stata anche la candidatura, la candidatura ufficiale di Enrico Rossi. Credo che il modo di cercare di, non spetta a me dirlo e probabilmente non ne ho neanche le competenze, però di arginare un'eventuale ascesa della Lega è quello in qualche modo di stare sui temi, perché al di là dei pregiudizi o di ideologie appunto anti-euro o che si legano al nazionalismo o a certe paure, stare sui temi significa valutare anche con alcune critiche quello che è stato fatto fino ad oggi, gli impegni importanti dal punto di vista infrastrutturale, ma penso anche a tutta la parte legata alle politiche giovanili, al lavoro, gli impegni che sono stati portati avanti dalla Regione, i risultati raggiunti e gli aspetti che ovviamente ci saranno da migliorare, come per esempio il dialogo con i territori su alcune scelte. Ma detto questo, credo ovviamente una campagna elettorale è sempre una campagna elettorale e occorre affrontarla con serietà, ma che non esista nessun pericolo Lega, piuttosto debba essere un'opportunità appunto per ritornare a confrontarsi con il partito e con i territori per cercare anche di capire quelle che sono le problematiche peculiari, Di ciascun locali. territorio, ma se non c'è il pericolo Lega, c'è il pericolo astensione, secondo lei? Questo è un pericolo maggiore invece. E proprio per questo, ma mi pare che sia già negli intenti del presidente Rossi, è fondamentale ritornare a parlare sui territori, con le persone, cercare di, che poi anche questo sembra un ritornello, un luogo comune, in realtà è assolutamente fondamentale, anche cercare di recuperare quelli che sono i corpi intermedi, ritornare a dare legittimità. Quindi ai circoli locali, a chi in qualche modo comunque il territorio lo conosce. E poi ovvio, il rischio c'è, perché il momento economico, sociale è difficile e quindi poi si rischia una deriva qualunquista o in generale di sfiducia che sarebbe la più grave sconfitta, ecco, per il Partito Democratico in Toscana. Allora, scendiamo velocemente, ormai mancano pochi secondi, ma insomma di due temi volevo parlare di Dicomano, uno ne parlo io, insomma tra poco a Dicomano anche lì insomma, è stata presentata la Family Card, tra poco si spera riuscirà a entrare in vigore, un aiuto anche per le famiglie numerose con sconti e agevolazioni soprattutto sulle attività sportive, ma insomma anche su diverse attività Esercizio. esercizi economici. Sono circa 28 le associazioni che hanno aderito a questa cosa, associazioni o attività economiche, Sì, insomma è una buona risposta. c'è stata una buona risposta degli esercizi commerciali del comune di Dicomano e in maniera diversa tutti assicureranno alle famiglie numerose alcuni sconti. E poi c'è l'impegno per chi ha i bambini che frequentano la polisportiva e l'alleanza giovanile, quindi i bambini che fanno sport a Dicomano, l'impegno per i secondi e terzi figli di sconti importanti. Soprattutto quest'ultimo aspetto credo non sia
da sottovalutare, perché probabilmente permetterà a molte famiglie di assicurare a tutti i bambini di frequentare l'attività sportiva che preferiscono. Va bene, voglio farle una domanda rapida, anche in quanto lei, insomma, come dire, si occupa anche di cultura. Voi avete fatto una scelta molto decisa su un artista, Klett, un artista fiorentino che, insomma, spesso viaggia, soprattutto nei commenti, si trovano anche sui social network e su Facebook, tra grandi lodi e grandi apprezzamenti, e invece chi lo critica apertamente perché di fatto, insomma, disegna e sviluppa la propria arte su i cartelli stradali. Voi lo avete accolto, ne avete fatto anche un evento pubblico in realtà, e lo avete incluso pienamente nel vostro comune. Sì, è stata una scelta coraggiosa del sindaco, che tutta la giunta ha accolto positivamente, perché ci ha permesso in qualche modo di riflettere in maniera anche approfondita sul rapporto che esiste fra la regola, la trasgressione della regola, il modo in cui la regola può essere seguita. Ci ha permesso, con la collaborazione del comandante della Polizia Municipale e con la collaborazione della scuola, di riflettere sull'educazione stradale, sull'approccio all'educazione civica in generale con i ragazzi delle scuole medie, e in fondo ci permette anche un po' di riscoprire tutto il territorio di Dicomano, perché i cartelli modificati, diciamo così, sono cartelli diffusi su tutto il territorio comunale, nelle frazioni, anche nelle frazioni, in campagna, e diventa in qualche modo anche un espediente per riscoprire il nostro territorio. Credo che sia stata una bella esperienza, e lo sarà nei prossimi mesi, anche perché poi ha avvicinato la cittadinanza all'arte, perché in qualche modo, come ci ha ripetuto Klett spesso, è una street art, quindi non sono cittadini che si recano in luoghi, in mostre, musei, eccetera eccetera, ma è l'arte, in qualche modo le provocazioni artistiche di Klett vanno incontro ai cittadini nel momento in cui si trovano sulla strada, quindi non c'è bisogno di musei o nessun tipo per vederle, si possono trovare per strada, insomma, questo è un po' il simbolo. Vedremo anche se nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, anche altri comuni vorranno aderire a questa bella iniziativa che si è svolta a Dicomano, diciamo promossa insieme all'assessore anche proprio dal sindaco Stefano Passiatore. Allora, grazie al vice sindaco di Dicomano, grazie. Giulia Fossi, per essere stata con noi, grazie ai nostri telespettatori, l'appuntamento con Malacoda torna domani, buonasera.